Si svegli, mister Poro. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai citare. Oggi si torna a parlare della Steam Pal, la console di Valve, della live dedicata a Sonic che si terrà domani insieme a tutti gli altri appuntamenti del 27 e dell'annuncio delle date di uscita ufficiali dei remake di quarta generazione e di Pokémon Legend Arceus, ma non solo. Come al solito, prima di iniziare vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto per aiutarmi a conquistare YouTube Italia e direi che ci siamo quasi riusciti, manca poco. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e mi raccomando, seguitemi su tutti gli altri social, tra cui ovviamente Instagram. E poi non dimenticatevi che potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro potete ammirare i miei mini in HD. Questo in particolare è riuscito davvero male, vi consiglio di ammirarlo in tutta la sua bruttezza. Bene, iniziamo con qualche notizia al volo e direi di partire con l'aggiornamento più senza senso, almeno a livello di tempistiche, mai fatto da Nintendo. Sì, perché la grande N, proprio a caso, ha deciso di aggiornare Mario Kart 8 Deluxe, il gioco appartenente alla lineup di lancio di Switch, nonché ad oggi il titolo più venduto della console ibrida. Non veniva toccato da gennaio 2019. Cosa ha spinto quindi Nintendo a rimetterci le mani sopra? Magari nuovi contenuti o che ne so, un ribilanciamento generale per dare una rinfrescata all'esperienza online? Ma che, si tratta semplicemente di uno stability fix, una patch minore che corregge qualche bug e glitch. Meglio tardi che mai, però Nintendo. Perché? Novità anche per Axiom Verge 2, purtroppo però non sono positive. L'attesissimo indie, seguito di uno dei Metroidvania più convincenti degli ultimi anni, è stato posticipato dal suo creatore verso un generico terzo quarto del 2021, sottolineando come questo ritardo sia dettato solo dalla volontà di curare nel migliore dei modi il progetto e di evitare che lo stress da superlavoro, il crunch, abbia la meglio sulla salute del buon Thomas Happ, che ricordiamo sta portando avanti questa impresa titanica praticamente da solo. Nell'attesa potete gustarvi su IGN il documentario che ripercorre il making of del primo capitolo, prima disponibile solo su Steam e all'interno del Blu-ray presente nella Multiverse Edition. Poracci, dopo le scoperte di ieri ci sono interessanti aggiornamenti riguardanti la Steam Pal, la fantomatica console ad opera di Valve. È infatti arrivata un'altra importante conferma, questa volta da parte di Ars Technica, che ci aiuta a costruire un quadro della situazione sempre più chiaro, anche se non ancora definitivo. Secondo il giornalista che si è occupato dell'articolo, i riferimenti trovati nell'aggiornamento del client di Steam a Neptune prima e Steam Pal poi farebbero proprio riferimento a un nuovo hardware che l'azienda di Gabe Newell sta progettando ormai da diverso tempo. La cosa interessante è che si tratterebbe di un PC all-in-one, dotato sia di un controller incorporato nella scocca che di un touchpad. Insomma, una sorta di device portatile molto simile a Nintendo Switch. Questo infatti sarebbe in grado di entrare in modalità dock e inviare il segnale video a uno schermo esterno tramite connessione USB-C, ma non presenterebbe la possibilità di staccare il sistema di controllo dal corpo principale, a differenza di quanto accade con i Joy-Con. L'intento di Valve sarebbe quello di aggredire il settore dei PC simil Switch, un mercato ancora inesplorato ma che ormai da più di un anno ha già visto degli interessanti concept come quello di Alienware o l'entrata in gioco di produttori cinesi come GPD, One Notebook e Aya, che hanno proposto le loro versioni di PC miniaturizzati. Si sa ancora veramente pochissimo di Steam Pal, un progetto ancora in fase di prototipo e quindi soggetto a drastici cambiamenti. Probabilmente la sua architettura si baserà su un system on chip di AMD o Intel e non di Nvidia e dovrebbe essere pensata per un sistema operativo basato su Linux e non necessariamente Windows. Ci sono ancora tantissime incognite, come la durata della batteria, le performance della console, se ne esisteranno più versioni di diversa potenza, ma soprattutto ancora non possiamo dire nulla sul prezzo. Però pensateci, nonostante Valve abbia avuto la sua dose di fallimenti in passato, tra tutti le Steam Machine, questa proposta sembra molto più a fuoco e potrebbe aprire le porte all'espansione di un settore con grandissime potenzialità. Immaginatevi una Steam Pal a 300-400€ in grado di far girare gran parte del catalogo Steam e su cui magari
potrebbe essere integrato anche il supporto al Game Pass, diventerebbe una valida alternativa Switch e potrebbe solleticare l'interesse di molti PC gamer in cerca di un hardware secondario da affiancare alla postazione fissa. Voi cosa ne pensate, poracci? SteamPal ha delle potenzialità o è destinata a fallire? Ieri abbiamo visto che il 27, cioè domani, ci saranno diverse live stream di presentazione, quasi ad aprire la stagione delle 3. Beh, a questi eventi se ne aggiunge anche un altro, il Sonic Central, che, come suggerisce il nome, sarà dedicato alla mascotte Sega e al suo 30° anniversario. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione, tanto su cosa possiamo aspettarci da questa live, quanto su tutti gli appuntamenti che ci saranno domani. Allora, già solo il trailer celebrativo per i 30 anni di Sonic mi ha messo i brividi, e questo già basta per aumentare a dismisura l'hype per il Sonic Central di domani. Sul serio, quanto ci sarebbe stato bene un piccolo spezzone del genere durante il Direct dedicato ai 35 anni di Mario? Vabbè, tanto ormai Mario è morto, quindi pace. Comunque, le aspettative per la stream di domani, che si terrà alle 18, orario comodo per fortuna, sono altissime e mi aspetto molti annunci di peso. Come abbiamo discusso nelle precedenti puntate, sembrano date quasi per certe una collection di almeno i primi tre Sonic, così come la remaster di Sonic Colors, uscito nel 2010 su Wii, uno dei capitoli in 3D più apprezzati di sempre. Mi aspetto però anche qualcosa relativo al futuro del Riccio Blu. E quanto ci starebbe bene l'annuncio a sorpresa di un nuovo episodio in 3D degno del nome che porta. E non dimentichiamoci che poi in ballo non ci sono solo videogiochi, ma anche film e serie TV. Chissà che non ci scappi qualche trailer a sorpresa. L'evento è da seguire assolutamente e mi troverete domani in live qui su YouTube per commentarlo assieme a partire dalle 17:30. Vi aspetto, eh? E ne approfitto per ricordarvi gli appuntamenti della giornata. Si inizia alle 5:30 con la live di Dragon Quest e il possibile annuncio del 12° episodio della saga. Si prosegue col Sonic Central e poi con un evento dedicato a Dying Light 2 alle 20. Ma la vera bomba della serata è lo State of Play incentrato sul gameplay di Horizon Forbidden West, previsto per le 23, ma che noi seguiremo insieme in una Poro Live a partire dalle 22:30. Sì, domani doppio appuntamento in live, se non venite siete dei poracci. Ah no, aspetta, se venite siete dei poracci. Oh no, vabbè, ci siamo capiti. E chiudiamo con una breaking news, perché il TG Poro è anche questo. Informazione precisa, imparziale e fresca di giornata. Ma che è una mozzarella. The Pokémon Company ha appena annunciato le date di uscita dei remake di quarta generazione e anche di Pokémon Leggende, Arceus. Vediamo quali sono. Prego. Il 19 novembre 2021 sarà il turno dei due discussi remake di Diamante e Perla, mentre Leggende Arceus arriverà prima del previsto, anche se nel 2022. La data di uscita è stata fissata per il 28 gennaio. Allora, un paio di commenti. Era ovvio che due remake sarebbero usciti a ridosso delle vacanze natalizie per massimizzare le vendite in quel periodo cruciale dell'anno, però mi fa troppo ridere che sia il terzo anno consecutivo dove il 19 novembre esce qualcosa di importante. Nel 2019 abbiamo avuto Shenmue 3 e Google Stadia, mentre nel 2020 PS5. Fa ridere, perché è il giorno del mio compleanno. Auguri. Tolta questa stupidaggine, parliamo invece di Legend Arceus. Una data così ravvicinata è inaspettata, ma anche preoccupante. Al di là del concept interessante, è ovvio che quanto mostrato durante il trailer di presentazione qualche mese fa era un prodotto ancora lontano dal completamento e ci si augurava che Game Freak si sarebbe presa tutto il tempo del mondo per finire al meglio un progetto così ambizioso. Considerando poi i problemi logistici che hanno avuto gli studi di sviluppo a causa della quarantena e della pandemia, è difficile non essere preoccupati per un'uscita prevista a gennaio. Secondo voi, poracci, è troppo presto per Arceus o confidate nell'esperienza di Game Freak? E questo, poracci, era tutto per oggi. Come al solito vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Siete unici! Ci vediamo domani per una doppia live. Mi raccomando, vi voglio belli freschi, quindi riposatevi perché ci sarà da divertirsi. A domani! Io sono il Poropal, Michele Central, ciao! Poro.